Ritrovati da Roberta Sias, una nuova puntata di Una mela al giorno, il programma di Radio Cusano TV Italia dedicato alla sanità e al benessere. Un programma che segue anche con molta attenzione le nuove frontiere offerte dalle tecnologie digitali. Infatti nel mondo medico e anche scientifico, in qualche modo l'intelligenza artificiale è uno strumento che può aiutare a comunque analizzare la mole di dati che vengono prodotti in diversi ambiti della stessa sanità, a interpretare e anche a metterli in connessione tra loro. Pensiamo alle cartelle elettroniche, ai database informatici. Insomma, una puntata che oggi dedichiamo soprattutto alle nuove opportunità offerte dall'intelligenza artificiale e dai big data nella terapia di una delle patologie croniche più comuni al mondo, ovvero il diabete, che oggi, pensate, colpisce circa 400 milioni di persone nel mondo e 4 milioni di persone in Italia. È importante anche capire come l'intelligenza artificiale oggi, in questo momento che stiamo vivendo di emergenza sanitaria, possa aiutare a capire le caratteristiche dei vari dati, a interpretarli e soprattutto a orientare la risposta in tutte quelle patologie croniche come le cardiovascolari, come anche lo stesso diabete, che sono state in qualche modo trascurate perché il sistema sanitario nazionale si è tutto convertito alla cura del SARS-CoV-2, ma e quindi queste patologie che normalmente venivano trattate in follow-up, cioè quindi a livello ambulatoriale, sono state in qualche modo trascurate. Però è bene anche capire come non metterle nel cassetto, cioè cercare di utilizzare quello che abbiamo oggi a disposizione dell'intelligenza artificiale per seguire anche queste patologie che sono di estrema importanza. E lo facciamo oggi con l'esperta che è la dottoressa Paola Ponzani, che è consigliere nazionale dell'Associazione Medici Diabetologi e anche dirigente medico della struttura dipartimentale semplice di endocrinologia e diabetologia dell'ASTRE Genovese. Benvenuta, dottoressa. Grazie, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, partiamo da capire quali siano in qualche modo i vantaggi che l'intelligenza artificiale possa comunque offrire nel campo appunto della terapia per il diabete. Ma obiettivamente lei ha sottolineato alcuni aspetti importantissimi di quello che l'intelligenza artificiale può fare e può, e il valore aggiunto che ha nella gestione delle patologie croniche, soprattutto in questo periodo di estrema criticità che stiamo vivendo. Però prima di entrare più nel dettaglio del mondo del big data, dell'intelligenza artificiale, volevo fare con voi qualche piccolo ragionamento sulla rivoluzione che sta avvenendo in questi ultimi anni nella medicina e in particolare nella gestione del diabete, legata proprio a una serie di cambiamenti e innovazioni che colpiscono e interessano l'intera società. Ormai siamo infatti in un mondo sempre più digitale ed è diventato parte integrante della nostra vita, sia personale sia professionale. Quasi tutta la popolazione utilizza abitualmente il personal computer, lo smartphone e l'accesso alla rete sono strumenti ormai imprescindibili. E questo riguarda sia noi come individui e sia come professionisti. Vi è inoltre una diffusione sempre più importante dei social network. Tutti abbiamo sui nostri smartphone delle app che ci consentono sia di raccogliere dati dalla nostra attività quotidiana e sia di utilizzare queste app come anche strumenti motivazionali che ci aiutano a gestire i vari aspetti della nostra vita quotidiana. E siamo sempre quindi più interconnessi e quindi abbiamo un numero sempre maggiore di big data, e soprattutto nell'ambito sanitario i big data stanno aumentando in maniera esponenziale, più velocemente rispetto ad altri ambiti. E sono, cosa sono i big data? I big data sono una serie di tutti i dati che noi possiamo appunto raccogliere da fonti eterogenee,
dati strutturati e non strutturati. Quelli più semplici sono quelli più strutturati, più noti, più tradizionali, sono quelli che lei ha elencato, tutti i dati dei fascicoli sanitari elettronici, i dati delle cartelle cliniche, i dati della radiologia, della diagnostica per immagini, i dati degli articoli scientifici, i dati amministrativi, tutte le fonti della farmaceutica, tutti i dati dell'Istat. Però vi sono anche tutta una serie di dati che non sono così strutturati, sono alternativi e sono proprio i dati che provengono, ad esempio, dall'utilizzo appunto delle app, del social, degli esami di laboratorio, dati anche addirittura di marcatori genetici, perché la genomica sta facendo dei passi da gigante. Certo. E tutta questa immensa mole di dati non può essere analizzata se non con degli strumenti altamente tecnologici e innovativi, quali possono essere i vari software di intelligenza artificiale. E che cos'è l'intelligenza artificiale? Utilizza degli algoritmi, utilizza appunto delle tecniche informatiche che simulano il ragionamento della mente umana. Sono quindi, per quello che si parla di intelligenza artificiale, proprio perché riescono a fare ad esempio un'analisi di immagini, un'analisi di ragionamenti di tipo induttivo che soltanto la mente umana è in grado di fare. E questo è proprio il campo della scienza, della gestione dei dati, è il campo in cui si giocheranno le nuove sfide per migliorare il benessere delle persone e la cura delle malattie. Dottoressa, scusi se la interrompo. Per esempio, lei si riferiva anche ai tre vari strumenti dell'intelligenza artificiale, anche alla machine learning, no? Sì. Appunto, sì, la machine learning è un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale che praticamente ha la capacità di tirare fuori conoscenza nascosta dai dati. Mentre normalmente la statistica, cioè noi, uno scienziato si pone un'ipotesi e poi viene verificata andando sui dati. Utilizzando invece il machine learning, che è questa sottoanalisi, questa sottospecie di intelligenza artificiale, è in grado di analizzare i dati e di tirare e praticamente di ragionare partendo dai dati e quindi individuando all'interno dei dati particolari pattern che si trovano, oppure individuare delle variabili che una persona esterna non aveva preso in considerazione. E quindi questo praticamente sono degli strumenti che praticamente autoapprendono dall'analisi dei dati e tirano fuori delle varie considerazioni, delle varie poi ipotesi che poi devono essere logicamente andate a verificare poi con le metodiche più meno tradizionali. E quindi sono delle tecniche informatiche che consentono sia di fare delle analisi della statistica classica, quindi che ci forniscono un'immagine, una reportistica del passato. Facciamo un esempio, nel campo collegandoci all'emergenza Covid, l'analisi di questi dati ci consente, con metodiche tradizionali, ci consente di dire quanti sono gli uomini, quanti sono le donne, qual è la provenienza, quanti sono i pazienti che hanno delle comorbidità, e quindi una fotografia della situazione. L'intelligenza artificiale e il machine learning in particolare è in grado anche di fare delle analisi predittive, cioè dagli immensi database biomedici è in grado di individuare delle correlazioni che esistono tra i dati e fare quindi delle predizioni, ossia questa patologia è più frequente in determinati soggetti, oppure questi soggetti con queste caratteristiche hanno un maggior rischio di sviluppare una complicanza o di avere una evoluzione più sfavorevole dal punto di vista della prognosi. E quindi queste predizioni sono particolarmente poi utili in quanto generano, il termine tecnico è actionable knowledge, cioè sono in grado di generare una conoscenza che si può tradurre in effettivamente una migliore gestione della patologia. Dica pure. No, era interessante. Lei ha fatto degli esempi anche per le patologie in generale, ma per il diabete in particolare che cosa potrebbe dare in più?
Ma per il diabete, ad esempio, se noi analizziamo immensi database della popolazione generale, possiamo ad esempio andare a individuare, utilizzando anche non soltanto i dati amministrativi, che sono i dati che noi utilizziamo maggiormente, ma utilizzando anche i dati ad esempio che provengono dai social o dalle app, possiamo individuare quali sono i pazienti che sono più a rischio di sviluppare una determinata patologia, in questo caso il diabete, ad esempio guardando gli stili di vita. Vedendo come utilizzano ad esempio le app dell'esercizio fisico o la dieta, quanto sono sedentari o meno. Quindi riusciamo quindi a individuare qual è la fascia di soggetti che sono più a rischio di sviluppare la malattia. Oppure, nel caso di invece di analisi di dataset di pazienti già con il diabete, possiamo andare a individuare i soggetti che sono più a rischio di sviluppare una complicanza, vuoi ad esempio la malattia renale cronica. Malattia renale cronica oppure altre complicanze del diabete, quali possono essere, non so, la cardiopatia ischemica o altre malattie come no, ad esempio la retinopatia. L'intelligenza artificiale in questo ambito già ha degli utilizzi concreti. Ad esempio, nel campo della diagnostica, l'intelligenza artificiale viene utilizzata, ad esempio, nell'analisi delle retinografie, ossia cosa sono? È la fotografia del fondo dell'occhio dei nostri pazienti. È possibile, dato che queste macchine immagazzinano miliardi di dati e miliardi di fotografie fatte in precedenza, è possibile, praticamente loro hanno imparato dai dati e riescono, vedendo la fotografia del signor Rossi Mario che fa l'immagine della retina, è in grado di dare una diagnosi, quindi di dare se sono presenti o meno gli elementi che caratterizzano la retinopatia, senza l'intervento di uno specialista oculista. E questo non vuol dire bypassare. Mi sta sentendo? Perché io adesso ho perso l'immagine. Sì, no, guardi, Ah, la stiamo sentendo, stiamo vedendo anche le immagini proprio sui vari analisi, anche per esempio che lei stava parlando proprio della patologia, quindi stavamo un po' vedendo anche per esempio il saturimetro, insomma le varie immagini. Non so se la regia ha ristabilito il collegamento dell'immagine perché avevamo qualche problema, se la regia mi fa sapere se ha ristabilito appunto l'immagine, se no. Ascolti, abbiamo quindi un problema con l'immagine, ristabiliamo un attimo la connessione, prego naturalmente Matteo il tecnico di ristabilirla e vi faccio io un attimo un sunto di quello che praticamente stava approfondendo, ovvero l'utilizzo di database praticamente informatici per andare a interpretare naturalmente i vari dati, ma anche non solo interpretare, ma prendere dal loro esame. Un punto interessante che la consigliera nazionale stava mettendo in evidenza è che non solo può avere un obiettivo di interpretazione la macchina, ma la machine learning può avere un'interpretazione anche predittiva, cioè andare a capire in base a diversi dati come stile di vita, perché sono questi, diciamo, i dati da analizzare per una patologia cronica come il diabete, no? Soprattutto il diabete di tipo 2, che non è il diabete di tipo 1. Per il diabete di tipo 2 lo stile di vita è fondamentale, quindi ci sono tantissimi dati che ti aiutano a capire se si stia sviluppando una patologia appunto diabetica, no? Una patologia quindi cronica. E poi però allo stesso tempo serve a monitorare. Per esempio abbiamo diversi pazienti che hanno il diabete, che sono rimasti per esempio a casa, e attraverso le procedure di teleconsulto, di televisita, si possono controllare attraverso saturimetri, attraverso diversi diciamo, strumenti offerti dalla tecnologia digitale, si può in qualche modo controllare come la situazione naturalmente stia andando, senza dover andare quindi in ospedale e quindi andare a mettere sotto pressione quello che è il sistema sanitario naturalmente nazionale, che soprattutto nella prima fase, perché adesso stiamo entrando nella fase 2, però nella prima fase era completamente convertita alla cura del SARS-CoV-2. Chiedo alla regia se ha ristabilito il collegamento per capire se l'ha ristabilito. Nel caso in cui non l'abbia ancora ristabilito, andiamo naturalmente avanti e parliamo più che altro di due punti che io volevo affrontare fondamentalmente con la consigliera nazionale dell'Associazione Medici Diabetologi. Questo perché abbiamo anche naturalmente chiamato questa associazione? Perché
Si sta sperimentando moltissimo sull'intelligenza artificiale, soprattutto nel diabete, anche perché l'Associazione Medici Diabetologi ha uno dei database informatici più ampi, naturalmente, a disposizione. Questo è importante da ricordare. Uno, diciamo, dei database più ampi, naturalmente, a livello proprio nazionale. Che già, ecco, abbiamo di nuovo in collegamento Skype la dottoressa. Ecco, qui ci sente adesso. Mi sento, sì. Purtroppo sono cose che succedono, questo è anche il bello, diciamo, della diretta, purtroppo è quello che succede con queste nuove tecnologie che a volte, insomma, non funzionano e sono un po' antipatiche. Senta, io volevo farle una domanda che è quello che stavo un po' spiegando ai nostri telespettatori. L'Associazione Medici Diabetologi sta molto sperimentando, naturalmente, sull'intelligenza artificiale perché voi avete a disposizione uno dei più ampi database informatici. Come funziona e quali sono i limiti che però allo stesso tempo incontrate, ecco. Ma effettivamente la diabetologia è la specialistica che è maggiormente digitalizzata, perché proprio in tutta la nostra vita quotidiana, la nostra attività quotidiana con i nostri pazienti, noi utilizziamo una cartella informatizzata che è comune praticamente a quasi a tutte le diabetologie italiane, dove vengono raccolti ad esempio non soltanto dati clinici, esami di laboratorio, dati che sono riferiti alle varie patologie, alle varie complicanze del paziente, ma anche ad esempio tutti i dati che arrivano dal controllo della glicemia capillare, quindi dati provenienti dai glucometri. Tutti questi dati vengono inviati logicamente in maniera criptata, con un assoluto rispetto delle normative di privacy, vengono inviati a un database centrale successivamente vengono analizzati annualmente per avere una fotografia dell'assistenza diabetologica italiana. Ogni anno AMD pubblica una raccolta che è conosciuta come Annali AMD, dove è proprio rappresentata questa fotografia che comprende circa 500.000 pazienti seguiti in tutta Italia. E vengono fatte delle analisi suddivise per patologia, il diabete di tipo 1, il diabete di tipo 2, vengono anche effettuate delle analisi di tipo regionale, cioè suddivise tra le varie regioni italiane che partecipano. E questo database ha un valore immenso, perché non soltanto consente al singolo professionista di migliorare la propria attività, proprio perché riesce a vedere, ad esempio, le aree più critiche in cui, ad esempio, non so, non raccoglie a sufficienza, per esempio, l'analisi del piede diabetico, e quindi attraverso delle riunioni all'interno della propria unità operativa ci può essere una focalizzazione della nostra attenzione per cercare di raccogliere in maniera più corretta e di approfondire le analisi i punti in cui vi sono delle criticità. Ma oltre a questo, possiamo a livello nazionale vedere se raggiungiamo gli obiettivi, in quale area, ad esempio, possiamo invece ancora migliorare, dobbiamo impegnarci maggiormente per raggiungere gli obiettivi che sono dati dalle società, dalle scientifiche a livello nazionale, a livello internazionale. In più, gli annali rappresentano anche un grandissimo strumento che dovrebbe essere maggiormente sfruttato per la salute pubblica, cioè per i decisori, proprio perché ci consentono di avere dei dati su anche gli outcome che raggiungiamo, cioè sulla percentuale di amputazioni, sulla percentuale di soggetti che vanno incontro a un infarto oppure un ictus, e ci consentono quindi anche di modificare il modello assistenziale o di dislocare le risorse in maniera differente a seconda se vediamo che, ad esempio, la criticità maggiore è nel campo, ad esempio, faccio un esempio della gestione del piede diabetico rispetto alla gestione della malattia renale cronica, dove si possono raggiungere invece risultati migliori. Il limite di questo grandissimo strumento è proprio il fatto che contiene soltanto dei dati clinici che vengono immessi dalle varie diabetologie. Se noi avessimo la possibilità di fare un linkage, sempre rispettando tutte le normative della privacy, tra questi dati clinici e i dati che sono in possesso delle regioni e a livello nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero, dati che sono più amministrativi, che come ho già detto in precedenza, dati che provengono dalla farmaceutica, dati dei ricoveri ospedalieri, dati delle compagnie assicurative, sarebbe quindi possibile effettuare delle analisi che in questo caso qua è fondamentale il ruolo dell'intelligenza artificiale, perché non potrebbe più la statistica tradizionale, ma l'intelligenza artificiale potrebbe proprio utilizzare dataset differenti e
qui bisogna però superare il limite proprio del fatto che questi dataset devono parlarsi, quindi ci dovrebbe essere un organismo superiore che anonimizzi tutti i dati ma che ti consenta la rintracciabilità del singolo paziente, ad esempio utilizzando il codice fiscale, che noi abbiamo questo grosso vantaggio in Italia proprio perché potremmo riuscire a incrociare i dati di dataset differenti proprio mantenendo l'anonimato e però grazie al codice fiscale risalire effettivamente a tutti la storia clinica del paziente e moltiplicato per tutti i nostri pazienti avere quindi un quadro molto più preciso che consenta di orientare le scelte e di portare quindi vantaggi sia per gli operatori sanitari e sia anche per i decisori della sanità. Guardi, le faccio un'ultima domanda che è molto collegata all'emergenza sanitaria che noi stiamo vivendo adesso. Anche le procedure di televisita e teleconsulto sono state attivate in alcune regioni come la Toscana, come le Marche, in qualche modo anche in Abruzzo, in maniera invece più leggera in Piemonte, insomma in parte in Piemonte e Liguria, però nel Lazio no. Ecco, in questa fase 2 a cui ci stiamo avvicinando, quanto è importante invece attivare anche nella regione comunque del Lazio delle procedure di televisita, teleconsulto e telemonitoraggio, soprattutto per patologie croniche come il diabete? Ecco. Beh, è di fondamentale importanza perché in questo periodo logicamente cioè la pandemia ha stravolto tutto lo scenario sanitario italiano e non solo italiano, anche mondiale. E logicamente abbiamo concentrato tutti gli sforzi nella gestione dell'emergenza in quanto tale. Addirittura anche molti diabetologi sono scesi in campo modificando il proprio lavoro e entrando a far parte di reparti Covid oppure anche reparti però sempre di appoggio alla situazione estremamente critica. Però abbiamo, ahimè, rischiato di abbandonare completamente la gestione della cronicità, che mentre è ancora accettabile per i primissimi tempi, sono state mantenute le visite urgenti, però anche le persone hanno paura a uscire di casa, anche perché giustamente sono stati consigliati a non farlo, ma soprattutto hanno paura ad accedere alle strutture ospedaliere proprio per l'elevato rischio di contagio. Certo. E questo infatti è un esempio, passando al campo cardiologico, in questo periodo, in questi 2 mesi, da metà febbraio a metà marzo, a metà aprile, c'è stato un calo drammatico delle angioplastiche d'urgenza, che è una metodica utilizzata per il trattamento dell'infarto e della sindrome coronarica acuta nelle fasi immediate. E questo è legato al fatto che la persona ha paura ad accedere alla struttura ospedaliera e quindi rimane a casa sottovalutando o mascherando dei sintomi importanti. E questo comporterà dei danni importantissimi nelle fasi successive, proprio perché non utilizzando queste manovre, che ormai sono diventate attività quotidiana nella gestione della sanità del 2020, si avranno dei danni successivi nella comparsa delle complicanze. E per quanto riguarda la gestione del diabete, è vero che le urgenze sono state hanno continuato a essere gestite, ma tutto il numero elevatissimo di pazienti cronici sono stati o un po' abbandonati, oppure fortunatamente in molte diabetologie che hanno attivato queste procedure sono stati gestiti a distanza con la telemedicina, che è uno strumento fondamentale, in quanto se noi abbiamo la possibilità di vedere a distanza le glicemie del paziente, gli esami che il paziente ha effettuato, possiamo fare un teleconsulto, una televisita, che non è la stessa identica cosa della visita di persona, ma ha una serie di vantaggi. Ci consente innanzitutto di modificare la terapia in funzione degli esami che noi vediamo, delle glicemie che noi vediamo del nostro paziente. Ci consente di mantenere stretto il filo che ci collega al nostro paziente. Quindi cerchiamo anche di spronarlo a continuare la gestione della sua terapia, di continuare ad aderire alla cura e soprattutto ci accorgiamo se ci sono invece dei campanelli d'allarme che ci spingono invece a effettuare un cambiamento.
Questa attività di telemedicina e di teleconsulto attualmente è stata effettuata in maniera assolutamente non riconosciuta, cioè il diabetologo ha continuato a effettuarla, ma non esiste un riconoscimento formale di questa attività. Alcune regioni si sono già invece attrezzate, ahimè la maggior parte no. Ma è un'attività fondamentale che in questo periodo di criticità legata alle pandemie è essenziale proprio perché ci consente poi di risparmiare una marea di ridurre i costi non solo economici, ma anche legati alla qualità di vita, i costi clinici, proprio perché ci consente di seguire il paziente a distanza. Ma anche una volta terminata l'epidemia, tra una visita e l'altra, è possibile, vista l'altra tradizionale, con contatto fisico con la persona, è possibile monitorare il paziente a distanza. E questo è fondamentale in molte categorie di persone. Vuoi ad esempio tutte le gravide con diabete gestazionale, che devono essere controllate ogni 10 giorni, ogni 15 giorni, o addirittura ogni settimana, a seconda della gravità del quadro. E non è pensabile fare spostare queste persone, soprattutto in questo momento Assolutamente, qui, ogni settimana. ancor meno dottoressa, insomma, in questo periodo. Ricordiamo, sono Senz'altro. soggetti poi anche a rischio, sempre immunodepressi anche, quindi poi pensiamo, è importante sempre ricordarlo. Guardi, dottoressa, noi abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, però la ringraziamo innanzitutto per il suo tempo e per la sua analisi dettagliata e completa che comunque ci ha fornito ed è un contributo importantissimo quello che naturalmente date perché sperimentate quelle che sono le nuove possibilità offerte dall'intelligenza proprio artificiale per riuscire, come ha detto lei bene, a fornire un monitoraggio costante e soprattutto garantire un'aderenza alla terapia del paziente. Quindi è importantissimo ancora di più in questo periodo. Noi la ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per il vostro interesse in quest'area che sicuramente in futuro modificherà la gestione delle patologie. E non sentiamo più. Non sentiamo più la dottoressa, se il Matteo può ristabilire. Non l'abbiamo sentita, può ripetere? Non funziona più l'audio. Sicuramente adesso attendo un attimo che rimetta il collegamento in audio, se può almeno così, almeno salutiamo la dottoressa e sentiamo le ultime parole insomma, che stava comunque dicendo in merito ai vantaggi e soprattutto alle nuove opportunità che la telemedicina, il teleconsulto può offrire soprattutto per le patologie croniche come il diabete. Insomma, questo lo diciamo, ci scusiamo anche con i telespettatori, questo è il bello anche della diretta, come diceva uno dei grandi showman come Pippo Baudo. Chiediamo un attimo alla regia se ha ristabilito il collegamento audio. Ha ristabilito? Mi sa di no. Allora, mi dispiace che non ho potuto, diciamo, salutare in diretta la dottoressa Paola Ponzani, ma comunque la ringrazio per la sua grande disponibilità. Ricordiamo consigliere nazionale dell'Associazione Medici Diabetologi. Ringraziamo anche tutti i nostri telespettatori per essere stati con noi. Un saluto da Roberta Sias e appuntamento alla prossima puntata di Una Mela al Giorno.